Ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi iniziamo un nuovo gioco. In particolare, giochiamo ad Assassin's Creed Origin. Siamo pronti, mio re. In realtà, giochiamo ad Temo di Assassin's perderci. Creed Sei mai andato a Odyssey, perché pescare qualcosa? Origin l'abbiamo già finito. No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Leonida, ma questo è quello dei 300. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Ma mi sembra che pure quelli dei 300 dicevano le stesse cose. Ma ora. L'hanno copiato. Andiamo a incontrare il destino. Contro i persiani. Vediamo se è quello. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia Sono di quelli di sangue, Sparta, di sicuramente. sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha Saranno più o portati meno proprio 300, qui, quindi a ci questo siamo. momento. I persiani sono qui per Vedi, stanno pure i renderci persiani. tutti schiavi. Io ho un'idea Perfetto. migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue. Che cosa ne dite, Spartani? Per i nostri figli! Per le nostre figlie! Per Sparta! Per Sparta. Perfetto. Che dobbiamo fare? Forse è solo un'introduzione. Vediamo. Qua mi sa di no. Che è successo? Continuo. Non ho fatto niente. Questi siamo noi. Quindi. Qua siamo di livello 42. Premi clic sinistro per un attacco leggero, perfetto. Attacco leggero. Premi 3 per la carica abilità del toro. Aspetta, prima facciamo 3. Ah, facciamo una mezza ultimate. Perfetto, abbiamo capito anche 3. Oh, là ci stanno quelli elite. Non so se sono gli stessi lì. Proviamo, proviamo. 3. Wow, quanto danno che fa sto coso? 3. Abbiamo sbagliato. Facciamo questi lì. 3. Ah, qua fa anche, come si dice? Fa anche danno aria 3. Vediamo. Sì, fa anche danno ad aria. Ho pure un sacco di danno tra le altre cose. Ma dove vai? Leonida, ma. Oh, 3. Perfetto. 3, sempre. Quindi in questo gioco basta premere 3 e si vince automaticamente. Vediamo. 3. Dove sta? Ormai sono nostri. Se tenete 3 pure voi, ci avete qualche speranza. Se non ci avete 3, siete fregati. E proviamo pure uno che fa. Questo ci diamo una mano. Là ci sta un altro soggetto. Ma questo ci facciamo 4. Ma 4 è una specie di rallenta il tempo.
Cazzin. Perfetto. A questo ci diamo il calcio come a quello che lo facciamo cadendo al fosso. No, chissà come mai iniziamo a livello. Patetico Sparta, porterò la tua testa a Cersei. Premi questo per agganciare, ok. Coraggio persiano, porterò la tua testa a Cersei. Ah, Motri, non ce l'abbiamo più. Vieni a prenderla. Tieni premuto spazio per estendere la schivata. Premi shift tasto sinistro per spezzare una guardia. Si prostreranno ai suoi piedi quando ti avrò sconfitto. Coraggio, idiota! Basta chiacchiere! È ora di morire! Ma non capisco. Mio però. Figlio combatte molto meglio di te. Quando avrò. Perché si vede in terza persona quando si fanno. I figli di Sparta saranno schiavi di Cersei! I figli di Sparta preferirebbero morire! Vedremo di accontentarti! Non sei così forte senza il tuo esercito a proteggerti. No, vediamo, vediamo. Mi sembra una giusta osservazione, Leonidas. Sei morto. Uccidiamo questo, Leonidas. Ah, spezziamoci la guardia. Vediamo. Ah no, lui si è fatto il doppio attacco. Vai. Ora possiamo premere anche 3. C'è morto. Uno scontro facile per uno spartano. Siamo troppo forti, ragazzi. Ah, siamo un'altra volta sul campo di battaglia. Perfetto. Leonidas, sei contento? Abbiamo ucciso tutti? Oh, dobbiamo trovare quello là un poco deforme che poi tu lo prendi in giro, quello ti va a tradire, ti tradisce con il re dei persiani e poi fanno un culo a trallo. E io me lo sono visto il film. Ci hanno traditi, mio re. Cersei conosce. Hai visto? L'avevo detto. Arrivano. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo spartani. Quando non lo siamo? Spartani. Brrra. Parola che così si fa. Quando Cersei spazzerà via la vostra razza dalla. Questo è stato un giorno un po' violento. Non potranno scordare. Ma domani sarà un giorno che il mondo non potrà scordare. Teoricamente muori domani, però se è così che dici tu, siamo tutti quanti contenti. E questa è Layla. Perché c'è zecca Leonidas in tutto ciò? Perché più o meno ho visto con gli altri come giocano. Leonidas non c'entra niente. Wow, incredibile. Layla, credi che sia davvero la lancia? Layla. Sì, lei. Il libro era messo praticamente sopra. Mai avuto un colpo di fortuna così. Ok, azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo, capo. Me ne occupo io. Bello questo portatile. Entriamo nell'Animus. Powered by Abstergo. Giusto perché tu lo sappia, ho fatto delle modifiche dall'ultima volta. È impossibile stare al passo con la tecnologia. Posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima, se vuoi. Allora, ragazzi, vediamo qua. Difficoltà mettiamo normale, perché questo gioco già è lungo. D'accordo. Se vuoi qualcosa di più intenso, posso sempre regolare le impostazioni al momento. Al massimo lo cambiamo dopo, se è troppo semplice. Le informazioni vengono mostrate mentre sei nell'Animus.
Questa invece è modalità assistita o modalità esplorazione. La modalità esplorazione dice dove devi andare. Ci vuole... è un bordello, ragazzi. Questa c'è una mappa infinita, quindi facciamo modalità assistita, così sappiamo esattamente dove dobbiamo andare. Puoi sempre cambiare idea più tardi. Senti, Leila, prima che tu vada, se il libro ha ragione, questa lancia, questa storia, cambieranno tutto. Riponi tanta fiducia in una fonte piuttosto inaffidabile. Storico o no, quel tizio parlava di oggetti magici e volontà degli dei. Non è Omero. Erodoto è il primo storico di cui si abbia notizia. C'è più verità nei suoi testi di quanto pensi. Però chissà che c'entra. Il migliore di trovare manufatti e fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della legge. Perché qua già ho visto un altro. Forse hai ragione. Mi sono messo d'accordo che dobbiamo prendere la ragazza come personaggio, perché mio figlio vuole giocare il ragazzo. Ma hai ragione. Non abbiamo molto da perdere. C'è solo un piccolo problema. E sarebbe. Quindi, per non farlo proprio uguale, facciamo uno e uno. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Perfetto, scegliamo quello là a destra. Che si chiama Cassandra. Questo qua si chiama Alessio. Cassandra. Vuoi davvero procedere come Cassandra? Sì. Sono certa. D'accordo, capo. Siamo pronti a partire. Perché invece Alexios no. L'inizio della guerra del Peloponneso. Buona fortuna. Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'Abstergo non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria, leggi il libro. Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Agli ordini, capo. Posizione abbastanza è molto più difficile da individuare. Vabbè, questo mi sembra una cosa chiara. Isola di Cefalonia. Vabbè, però si vede abbastanza bene, dai, questo gioco. Nelle cutscene Assassin's Creed. Sembra questo difetto che un poco scatta. Questo sarà il figlio di Senu. Aspetta un secondo. C'è scritto 431 avanti Cristo. Ma Origins non era nel 43? Avanti Cristo. Cerchiamo. Assassin's Creed Origin. 49 avanti Cristo. E invece Odyssey? Hey, 431 prima di Cristo. Ce l'ho come no questo. Però Amudat, la moglie di la fidanzata di Bayek, Aya, è quella che ha fondato il clan degli assassini. Quindi questi qua è ancora prima. Per la volta scorsa. Malaka. Ci dobbiamo fare la faccia quadrata tutte e due. Premi questo per agganciare. Usa questo qua. Premi Q per parare. Premi Q per... Devi imparare la lezione. Se il ciclope vuole darmi una lezione, diteli di venire di persona. Non si scherza con il ciclope. Ah, però qui la parata è abbastanza bella. Questa è una cosa brutta poco di Assassin's Creed. Di Odyssey. Di Origin, cioè, voglio dire. Perché quando stavi in un gruppo, non sapevi mai come dovevi attaccare, come dovevi difendere. Ogni settimana. Non può continuare così. No. Sono d'accordo anche io. Senu? Questo sarà il... Grazie dell'avvertimento. Senu sarà il pro nipote di questo qua. Che ti è successo? Niente, Febe.
ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope, eh? Non ha ancora imparato la lezione. Pare di no. Prego, accomodati pure. Si è rubato un frutto. Hai fame anche tu, Icaro? Questo si chiama Icaro. Credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te, Cassandra? Se ti rubi le cose, penso proprio forse di no. Potresti chiederglielo da parte mia? Ancora questa storia? Febe, ne abbiamo già parlato. Che poi tra le altre cose sembra che i dialoghi influenzino la storia in questo Assassin's Creed. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ti sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa, nel vigneto. Che hai detto? Vigneto. Incredibile. Da Marco, cioè. Sulla strada per Sami. Dice che il vino lo renderà ricco. Ci interessa di sapere da quando Marco ha un vigneto? Oppure che punto della strada? Questo ce lo dice la mappa. Vediamo perché ha fatto il biglietto. Da quando ha un vigneto? Da ieri, credo. Ah, appena iniziato, quindi. Quindi, Marco, che mi deve dei soldi, ha comprato un vigneto. Come ha fatto? Non lo so. Vabbè, vado da lui, dai. Suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Febe. E vuoi una cosa di soldi? Batti il 5. Un soldo. Del tuo arrivo. Oh, la mia testa. Volete qualche altra mazzata voi due? Le scelte che farai avranno un impatto più o meno visibile. Valuta attentamente le tue opzioni perché alcune scelte influenzano la trama e sono permanenti. Spada, giustizia, amore e altre cose che sai che è. Vabbè, andatevene da qua. Ora basta. Dite a quell'idiota di un orbo che se vi rivedo, gli cavo l'occhio buono e lo do in pasto alla mia aquila. Andrò da Marco. È stato molto bene. Allora, contenuto bonus. Ah, perché questo qui l'abbiamo comprato in offerta con l'edizione Gold, che mi sembra che adesso sta su Epic Store, che costa pochissimo, ragazzi. Questo è un gioco che secondo me ci battiamo un'altra 100 ore minimo, come anzi forse anche di più di Origins. Vediamo la mappa se si vede da qua. Guardate. Ah, ma questa, guardate come è fatta la mappa. Sono tutte isole. Chissà come avranno fatto a fare per sforzarsi da un'isola a un'altra. Bello. Missioni, dobbiamo andare da Marco. Dobbiamo raccogliere la tessura. Abilità invece, vediamo. Salire di livello, vabbè, come a quell'altro lato. Guerriero cacciatore, perfetto. Ecco il corpo, chissà che cosa sono queste. Ah, queste qua sono quelle abilità che avevamo visto. Perfetto. Allora, raccogliamo la nostra attrezzatura. Tieni premuto shift per... cioè, avevano fatto altro su Assassin's Creed, quell'altro là. Febe ha dormito di nuovo qui, poverino. Perché hanno non cambiato, hanno messo shift? Casa. Perché premo sempre alto? Oh, devo mai... Indossiamola. Oh, abbiamo preso anche le cose. Quindi, che cos'è questo? Esamina borsa. Ci abbiamo un arco rotto. Un arco affidabile ma è rotto. Ha bisogno di riparazioni. Quindi, le incisioni. Vabbè, dopo ce lo spiego sicuramente che sono incisioni. Questo qui, la tunica. Cioè, c'ha una spallina di cuoio. E ci dà più 6 di armatura e più 4% danno del guerriero. Babbo. La gonna invece, questo qua ci protegge tantissimo proprio, ragazzi. Adesso siamo ultra protetti. Questo non ce l'abbiamo. I guanti non ce l'abbiamo. I piedi non ce l'abbiamo. Questo non ce l'abbiamo. L'arco non ce l'abbiamo. Le frecce, 40 frecce.
la spada, sta schifezza di spada, spada del bandito, spada comune, capacità attrezzatura 3 di 350, quindi questo qua fa così, raffiche rapide, ah, ci fa vedere abilità guerriero, perfetto. Marco ha acquistato una nuova vigna a Cefalonia, cerca nella zona minerale, aspettate un attimo che qua ci sta un altro problema, opzioni, interfaccia, registro missioni, dettagli missioni, ma che secondo me questa interfaccia è troppo grande. Funzionale minima disabilitare. Ah, qui possiamo vedere quello che possiamo togliere e mettere. Allora, vediamo se sta a gioco. Sangue, va bene, mi dà assistita. Ma no, ma qua senza mi dà assistita. Tremendo, esperienza assistita. Perfetto, audio, lingua. Comandi. Allora, però aspettate un momento, facciamo un comando per abbassarsi. C. Personalizza comandi. Alta a che serve? Interazione secondaria. R. Attacco. Q. Parata, abbiamo detto. Allora facciamo così. Arrampicati lo facciamo con altro. E questo lo facciamo con Shift. Eh? Ah, con Shift mettevamo lo scudo in Assassin's Creed. Mira frecce. Vabbè, comunque questo qua. Scusa, in direzione secondaria Shift. Non lo possiamo mettere Shift. F, a cosa serve? Assassina. T, cambia arma corpo a corpo. Questo qua, interazione secondaria, mettiamo questo, vedi? Sì. Tenna, abilità di combattimento. Vabbè. R base. Ripristinare, vabbè. Arrampicarsi, shift, ragazzi, bisogna fare e basta. Non ci stanno. Perfetto. Ok, il cavallo. Ah, qui si fa la parata, non si chiama il cavallo. Perfetto, non ci abbiamo il cavallo. Nemmeno un cammello. Questo qua che cosa. Perfetto, anche tu. Serve una capra. No, un poco che corre strano. Quella. Vieni Sandra di Cassandra. È fatta la treccia, perfetto. No. Qua siamo in Grecia, siamo teoricamente prima, ben 400 anni prima di Bayek. Dobbiamo andare sempre là. E questo che vuole? Ah, ma questi sono quelli che abbiamo. Wow. Questi sono quelli di prima che abbiamo risparmiato. Quindi se li uccidevamo dopo non ci facevano l'imboscata. Ah, c'è quello. Tiene i dardi velenosi. Dice. Dobbiamo uccidere 25 arcieri. Questo trasporta. Come funziona invece per i soldi? Li deprediamo? Ok, cuoio morbido, ferro, così qua. Erano poveri, povera gente, proprio non teneva niente. Perfetto. Questo deve essere il vigneto. Sempre dritto. Sì. Va bene, vigneto di Marco.
Chiamiamo Icaro. Move Icaro WASD. Com'è? È la visuale per restringere il cerchio dato. Più cerchio si restringe, più sei vicino. Ah, ok, vabbè. Quello chissà che era bene. Perché lo tiene segnato con me? Eccoti. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, Marco. Ok. E questo invece? Noi siamo qua. E perché ci sta un coso che ci siamo dimenticati là dietro? Ma non sta qua, chissà dove sta. Icaro. Noi siamo là e quello. Ma si muove questo corpo. Vabbè, ci pensiamo dopo, andiamo al vigneto di Marco, né? Ragazzi, oggi questa puntata introduttiva sarà molto corta, forse. Vediamo. Vigneto di Marco, trova l'enigma degli Ostraca. Alt mostra obiettivi del luogo, trova gli enigmi degli Ostraca. Li chiamiamo Icaro. Quello è un luogo degli Ostraca? No, quello sarà un luogo perché ci sta il capitano. Andiamo più avanti, dai. Allora. Arrampica. Allora, con Marco ci andiamo a parlare dopo. Andiamo a prendere un attimo quella cosa. Può darsi che quello, come abbiamo detto, l'enigma degli Ostraga sarà tipo il papino. Ma rubiamo. Ah, se mi sorprende la mente ruba si ingazzano. Perfetto. Capo, io te l'ho già detto. Ma questo ci doveva dare i soldi, Marco, quindi siamo a posto. Le pianto dove mi pare. Le viti moriranno qui, tutte quante. Dimentica quello che hai sempre saputo, amico mio. Insieme rivoluzioneremo la viticoltura. Fidati, ripenserai a questo giorno come a quello in cui... Cassandra, sia lode agli dei. Febe ti ha trovata in tempo. Ehi, ti ho sentito. Ero preoccupato. Il ciclope ha mandato la sua feccia a cercarti. Credo volessero farti del male. Potevi dirmelo prima che mi attaccassero. Il telefono non c'è, Cassandra, però. Hai comprato un vigneto, Marco. Un vigneto. Perché no? Il vino piace a me, piace a te, piace a tutti. E tutti lo comprano. Perché non da me? Perché non sai come si fa il vino. Non sai nulla sulle viti o su come si faccia il vino? Io imparo in fretta. Cogli l'uva dalle viti e poi ci fai il vino. Eh sì, che ne parliamo a fare. Tutto qui, sicuro? Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piano. Allora, immagino che tu abbia i soldi che mi devi? Se ho i soldi che... Però il doppiaggio l'hanno fatto meglio, eh? Beh, no... Pure le voci sono un poco più vive. Le voci di quell'altro sembravano tutti morti. Certo, amica mia, subito. Ma forse figurati. C'è un mercante a Sami. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che riscuota i soldi che tu mi devi? Sì, sono lì che ti aspettano a Sami. Chi è il mercante? Duride. Lo conosci, è un bravo uomo. Certo, Duride. Duride. Perché sei così idiota? Smettila di dargli denaro. Mi ripaga sempre. Sì. Dopo che io lo minaccio. Esatto, e tutti ci guadagnano. Duride ha i suoi soldi, io guadagno sugli interessi e tu hai un lavoro. Cefalonia è meravigliosa, vero? Allora, dov'è Duride? Dove trovo Duride? In una bottega di Sami vicino ai moli. Lo sai, Cassandra? Sarà lì? Ti sembro forse la pizia? Non posso saperlo. Ti voglio i miei soldi. Sarà meglio che abbia i miei soldi.
Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Ah, e quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo ed è troppo lontano. Brava Cassandra, mi sembra giusto. Consideralo come... Ciao, mi piace. Marco. Tutti ci guadagnano. C'è un minimo di cavallo, ci vuole. Scegli quello che preferisci. Abbiamo scelto? Ma che differenza c'è fra questi tre cavalli? Questo com'è? Lo Shiro. Hai un buon occhio per le bestie robuste. Secondo me sono tale quali questi tre cavalli. Come una capra. Quello in mezzo. Dimmi com'è. Ah, è una vera bellezza, amica mia. Viene dalla zona di Tessalonica. Un animale impavido. Vabbè, io faccio la mia scelta, quale? Quale hai scelto? Quello di destra. Quello lì. Che non abbiamo chiesto. Una buona scelta. Ma questa razza ha qualche bizzarria? Ecco, di cui potresti non essere al corrente. Non vorrei che deludesse le tue aspettative. Mi piace questo. Questo che voglio. Sei sicura? Perché... Sì, sono sicura, Marco. Tutti ci guadagnano, specialmente tu. Hai scelto il grande Phobos. Non mi ha mai deluso. Se un mercante dice che questo non è buono, ricorda, quello è il migliore. Raggiungimi al tempio di Sami quando avrai recuperato il denaro da Duride. Al tempio di Sami. C'è ancora molto vino, non ti preoccupare. Non ora, idiota. Febe è stata rapita. Da chi? Dagli uomini del Ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. Ciclope è quello dei banditi, eh? Verso la spiaggia di Ctimene. Ctimene. Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Doride, Cassandra. Va bene. Però aspettate un momento. Tanto quello non muore, non vi preoccupate. È uguale, è tutto scriptato. Trova l'enigma degli Ostraca. Icaro. Dove sta questo enigma degli Ostraca? Quello è il vigneto di Marco. Quello? Non si sa. Questo qua non si sa. E quello? Lupo animale alfa. Quello è un bottino, non è l'enigma. Perché forse adesso la sensibilità di Icaro è bassa, però sta nel vigneto di Marco. Vediamo sulla mappa. Dove siamo qua? Ah, siamo qua. Nell'isola di Cefalonia. Quindi se questo è il vigneto di Marco, noi siamo qua di fronte a noi. Di fronte a noi il vigneto sta da questa parte, quindi deve stare da qua. Però Icaro scatta con spazio, si scatta. Eccolo là. E là ci sta un animale da caccia. Ora andiamo a prendere un attimo. Allora, abbiamo segnato. Però, scusa, ma... Che roba ci sta qua dentro? Ah, le frutte. Tenevano i cosi per mettere la frutta dentro. Le galline. Ah, quello è un cane da caccia, ma mica ci dà fastidio. Vediamo. Cane, tieni qualcosa da quel problema? No. Allora, questo qua sta sopra, quindi dobbiamo salire sopra. Poi facciamo salire qua sopra. Andiamo da qua. Perfetto. Questo lo rompiamo. Siamo da sopra. Allora, abbiamo trovato Grescia Cefalonia. In tempi bui talvolta ci si allontana dagli dei. Raggiungi il tempio bruciato del villaggio di Causos nella valle maledetta di Palichi. Mi troverai. Questo è come i papiri.
Giunge il tempo bruciato del villaggio di Kausos. Vediamo dove sta il villaggio di Kausos. Non lo vedo. Sarà uno di questi. Vabbè. Detto tutto ciò, possiamo andare a salvare Kebe. Come si fa a chiamare il cavallo? Non ce l'hanno detto ancora, lo dobbiamo Dai, capire. adesso andiamo. Segui la strada, ci sta Z e poi premi E. Perfetto. Bisogna fare un video su quale è più veloce, il cavallo di Assassin's Creed Odyssey o quello di Assassin's Creed Origins? Allora, questi qua, guardate, hanno il GPS scassato. Naturalmente, 400 anni prima, il GPS sicuramente non era arrivato a essere perfezionato come a quello di Origins, quindi mi aspetto che sarà molto peggio. Vediamo com'è questo laghetto. Naturalmente, questo è Z. La Grecia sarà meno desertica. Guardate qui. Un super Stati paesaggio. non mi sentiranno arrivare. Se ci fermiamo, può essere. Se non ci fermiamo, si è fermato da solo il cavallo. Allora, qui penso che ci farà spiaggia di Ctimene. Che è successo? Zitta, o stringo quei nodi. Frutterà un bel riscatto al ciclope. Nessuno pagherà Brutto. per me. Sono tutti poveri. Stai buona, Febe. Abbassati. Con C. Ci si abbassa. L'erba alta mi aiuterà a nascondermi. Ah, raccogli il tesoro. E con F assassiniamo questo. Quegli altri bastardi non possono passarla liscia. E ci prendiamo anche le dracme. Allora, andiamocene da qua, va. Possiamo pure ripetere, raccogliere il tesoro, perfetto, già l'abbiamo visto. Mi sono distratto io un secondo. Allora, quindi là, quello sarà l'equivalente del braciere. Là c'è il tesoro, qua c'è uno, due, tre cristiani ci stanno, perfetto. Quello sta girando dietro. Questo se scendo qua però mi vede. O forse no. Quel Marco sarà il prossimo. Ok, assassiniamo questo. Assassino a catena non ce l'abbiamo. Assassiniamo questo. Che sta distratto. Accogliamo. Diamo le dracme di questo. Che non ne ha perché è un povero uomo. Accogliamo il tesoro. Oh, si vale del mercenario, però non ci abbiamo ancora, non siamo ancora di livello 2. L'amma per gli esperti, le dracme. Ah, X per chiamare il cavallo, perfetto. Liberiamo il prigioniero. Febbe, a Stai bene? posto? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Febe, fai attenzione. Sei sola ora che i miei genitori sono morti? Sto bene. Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? E ora parte la cutscene. Dovrai essere più forte di così. Non Chi è questo? mollare! Questo cazzo è piccolino. Colpiscilo! No! La mamma di questa era una tosta.
ancora? Tu. Sì, padre. Gli Spartani si rialzano non appena sono a terra. Noi siamo pure Nicolao. Siamo pure noi Spartani. Questo Nicolao sembra più Leonidas, quello del film. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura salda. Bene. Bene. Attacca. Adesso basta così, Nicolao. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, non credi? Che cosa si mangia? Giovane Cassandra. Mangeremo il piccolo Alexios. Ah, ma Cassandra e Alexios sono fratelli. Mi prendi me, sono più buona. Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro o l'agnello si brucerà. Ecco, mettilo a letto. Sì, padre. Cassandra. Tu sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. Vai. No, le case assomigliano troppo a quelle di Origins. Sì. Ti preoccupi troppo. Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo Pugno di Ferro ti vuole morta. Talo il mercenario. Talo? Perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Poi te lo spiego, Cassandra, perché. Molto cattivo. Torno in città da sola. Caire? Figurati, ma t'hanno rapito, se ne va da solo. Talo Pugno di Ferro. Un altro squilibrato. Un cacciatore di taglie è sulle tue tracce. I cacciatori di taglie come Talo sono mercenari. Ostili che ti daranno la caccia finché avrai una taglia sulla testa. Solitamente puoi pagare per fare muore una taglia, ma il ciclope non la toglierà per alcun motivo. Oh, apri il menu. Mercenari. Nel menu mercenari puoi vedere il tuo rango e le ricompense per tutti i ranghi. Oltre allo stato. Oltre allo stato, i punti di forza e quelli deboli di tutti i mercenari, cacciatori di tagli conosciuti. Nel momento che il livello di tale è molto elevato, ti conviene evitarlo finché non salirai di livello. Sarai abbastanza forte per affrontarlo. Perfetto. Talo è di livello 5. Questo ancora lo dobbiamo scoprire. Questo qua siamo noi. Questo qua non scoperto. Questo l'ho scoperto. Perché ci fa andare a destra? E questo qua è quello piuttosto. Questi saranno tipo i Pilates. Rango 9. Perfetto. Vediamo un attimo nell'inventario come siamo messi. La spada la possiamo cambiare? Ancora no, perché non siamo di livello 2. E qua abbiamo solo di livello 1. Qua abbiamo di livello 1. Questo qua abbiamo il cavallo Phobos, unico cavallo. E qui abbiamo le scarponi che non ci possiamo mettere perché sono di livello 2. Nella borsa che ci sta? Merci. Questo cosa non lo sapremo mai. Raggiungete. Ah, questo qua è il papiro. Le doppie spade. Questo fanno 14 DPS. E questo fa 14 DPS. Perfetto. Oh, aspetta, una cosa qua, che cos'è questa cosa? Completo 2. I completi permettono di assegnare e cambiare rapidamente le armi e l'equipaggiamento. Ah, vedi, possiamo. Quindi possiamo fare pure la build qua. Perfetto. Uno scontro con Talo. Non va bene perché abbiamo detto che Talo
È troppo doppio. Allora, distruggere la merce di Duride lo comincerà a pagare i suoi debiti. Anche uccidere Duride e andare da Duride. Quindi chiamiamo il cavallo. Non lo possiamo chiamare perché... oh, guardate, un uccellino rosso. Wow, guardate quando entra... eccolo qua il cavallo. Andiamo nel mare, poi dopo usciamo. Ci fermiamo. A parte che tiene le gambe bagnate. Però prima si è anche... tolta l'acqua dalle scarpe. Vediamo il mare com'è. Si bagna anche la telecamera. Paesaggio greco. Ragazzi, con questo scorcio di paesaggio greco finiamo questa prima puntata di Assassin's Creed Odyssey. Lo starò attento che mi confonderò parecchie volte, mi sa. Ah. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!